conseguenze del maltempo. Fausto Trombetta. Il vento impetuoso di questi giorni e la scarsa manutenzione hanno reso estremamente fragile il ponticello in legno di via Edoardo Gatti a Saline. I residenti di questo quadrante di Ostia Antica utilizzano la passerella per raggiungere via del collettore primario con la sua pista ciclabile e la fermata del bus 011. Per evitare di correre rischi, l'associazione Salviamo Ostia Antica chiede l'interruzione del passaggio in attesa che vengano intraprese le necessarie operazioni di messa in sicurezza. Intanto ad Ostia si continua a temere per la caduta dei rami, in particolare preoccupano le condizioni dei platani di Via delle Sirene, dove manca un intervento di potatura da circa 8 anni. Gli arbusti sono arrivati a pendere di quasi 30 gradi, fa presente l'associazione Ostia Protagonista, ed è molto sentita la paura legata al crollo dei rami, soprattutto se pensiamo che nella zona c'è una forte presenza di scuole e attività commerciali, oltre alla biblioteca comunale e ai dipartimenti della ASL. Nei mesi scorsi, poco distante, in corso Duca di Genova, effettivamente sono stati abbattuti 5 platani affetti da cancro colorato che rischiavano di venire giù con la prima folata di vento.